La crisi dell'Eurozona ha messo in pericolo l'economia mondiale. I problemi del vecchio continente si stanno ripercuotendo anche sui cosiddetti BRIC, Brasile, Russia, India e Cina. Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le stime sulla crescita economica globale per il 2012. La questione europea è un problema globale, si tratta di una crisi globale e occorrono una cooperazione e un'azione globale. Credo che questo sia chiaro, l'economia globale che rallenta e la volatilità dei mercati finanziari impattano su zone diverse. Questa è la ragione per cui stiamo chiedendo a tutti di lavorare assieme per costruire le difese anticrisi. Difese che potrebbero aiutare a proteggere quelli che ne hanno più bisogno. Mentre la morsa della crisi finanziaria stringe molte economie, cresce infatti il numero di coloro che soffrono la fame al mondo, circa una persona su sette è denutrita. Oggi, a causa della crisi finanziaria, 1 miliardo di persone sulla Terra si svegliano e non sanno come faranno a riempire di cibo questa tazza. Questa è la tazza che usiamo per raggiungere circa 100 milioni di persone che altrimenti, senza la generosità altrui, si troverebbero ad affrontare situazioni terribili. Secondo le statistiche dell'ONU, la denutrizione contribuisce alla morte di 5 milioni di bambini sotto i 5 anni e la crisi finanziaria peggiora la situazione. I paesi più poveri sono stati messi in guardia, dovranno sperare per il meglio, ma prepararsi ad affrontare il peggio.